che è stato redatto in maniera sinergica dalla Tecno Engineering C di Roma e dallo Studio Valle Progettazione. Gli interventi sono sintetizzati nell'elaborato, nel secondo elaborato che vedete. Questa è la planimetria di stato attuale. Balza subito agli occhi che c'è qualcosa di importante che riguarda la pista di volo. La pista viene prolungata di circa 400 metri, questo permetterà l'operatività a 9 macchine che attualmente non possono operare su questo scalo. Oggi operano i Dornier 328, che sono macchine sicuramente performanti a turbo elica. Domani sull'aeroporto di Salerno opereranno i 737-800, quindi macchine di tutt'altra levatura, di tutt'altro peso. Come vedete, per eseguire il prolungamento della pista di volo bisognerà di fatto aumentare la consistenza del sedime aeroportuale. Quindi il sedime aeroportuale comprenderà non solo il prolungamento pista, ma anche tutte le superfici di sicurezza annesse. Ovviamente questo per fare in modo che l'aeroporto diventi un aeroporto di categoria 3C, che è fondamentale perché permette di operare, come dicevo prima, con macchine di maggiori dimensioni. Il 737 è una sola delle macchine di categoria C, ci sono gli Airbus A319, gli Airbus A320, tutte macchine importanti. La base di partenza è chiaramente questa, dove abbiamo una pista che sostanzialmente è larga 45 metri. La pista non verrà assolutamente snaturata, manterrà la sua larghezza di 45 metri, compatibile con l'operatività delle macchine di cui vi dicevo. Di fatto il passaggio tra questa fase e quella che vedete raffigurata nel secondo elaborato è che gli viene dato a questo aeroporto il vero e proprio DNA di un aeroporto. Un aeroporto, per essere tale, deve essere in grado di movimentare aeromobili. Con una pista attuale da 1499 l'attività è molto limitata. In futuro invece, con una pista che avrà una tora, quindi una lunghezza per il decollo di 2024 metri, 24 metri non sono secondari, conta ogni metro in più per i decolli soprattutto, permetterà l'operatività di queste, delle macchine di cui parlavo prima, quindi del 737-800. Aeromobili che potranno chiaramente atterrare, decollare, stazionare e movimentare. Tutto l'aeroporto sarà di classe 3C. L'intervento principe è quello del prolungamento di pista di volo. Ci saranno però anche degli interventi, tra virgolette, a corredo, che serviranno comunque a proiettare ulteriormente l'aeroporto verso lo sviluppo futuro, che sono sostanzialmente una riorganizzazione delle aree esterne, lo vedete in quella riga rossa al lato destro, alla mia destra del disegno, dove anche in quella zona verrà potenziata la sicurezza dell'aeroporto. Oggi abbiamo superfici di sicurezza che sono 90x90, domani diventeranno 240x150. Che sembra poco, ma cambia completamente l'ordine di grandezza. Questo sempre, ci tengo a sottolinearlo, per garantire l'operatività di macchine che oggi su questo scalo non possono operare. Inoltre, poiché il progetto preliminare rappresenta un primo step di quello che sarà l'iter di sviluppo dell'aeroporto, anche in questa fase si è cercato di traguardare avanti. Verranno realizzate tutte le opere di predisposizione per ulteriori radioassistenze. Attualmente a Salerno sono installati un NDB e un VOR che permettono procedure di avvicinamento e partenze strumentali, non di precisione. Domani, con l'installazione degli ILS, dei quali in questa fase vengono realizzate le opere di predisposizione, si potrà operare con procedure strumentali di precisione. Tante compagnie aeree ritengono che questi siano i requisiti base per operare su un aeroporto, quindi il nostro sforzo è stato quello di dotare l'aeroporto di Salerno di tutto ciò che serve per potersi definire tale, quindi un aeroporto che traguarda al suo sviluppo, guardando in avanti, partendo da una situazione che, per quanto ragionevole rispetto a quello che è il panorama degli aeroporti nazionali, è comunque limitata. Quindi vi dicevo, una riorganizzazione anche di tutti gli spazi che riguardano uffici, gestione e controllo della posta, incremento della consistenza dei mezzi dei vigili del fuoco, dotazione di rampa, quindi tutto ciò che il passeggero non percepisce, perché per il passeggero l'aeroporto è questo, l'aerostazione, ma per farlo funzionare bisogna che abbia una pista di dimensioni ragionevoli, ed è quello che abbiamo fatto, più tutta una serie di infrastrutture che alleggeriscono, ci fanno lavorare meglio, con maggiori standard di qualità, tutti coloro che di questa parte dell'aeroporto non percepiscono nulla perché lavorano dall'altra parte.